Io ci sono nato qua. Pensa che con Chiara si conoscevamo da quando eravamo ragazzini. Io prima che conoscessi Simone ho combinato tutti i colori. Mazza quanto è bella l'arba da qua. Sta lì bene un posto da vigilante, se l'ha da me. Non ti pare che mi metta a fare la guardia? La prossima volta ti serve qualcosa. Chiedi mamme. La Marcia. Lo sai che ti voglio bene, però così metti nei casini pure a me. Guarda che gliela pago, guarda. Bravo, comincia a ridargli i soldi. Ma se lo paghi, questa storia finisce qui. Lascia perdere quella gente per te. Perché tu sei gente per me, tu. La nostra è un'attività limpida, con tutti i permessi regolarmente firmati al Comune di Roma. Noi mo pensiamo a fare sta stronzata della festa di beneficenza, lo centro dell'accoglienza, l'immigrato. Marcia, io voglio fare, voglio agire. Mica voglio morirci qua. Marcia non fa niente. Non gli credo più. Insomma, me lasci da solo qua. Il male non esiste, la pace bussa quando vuole. Parliamo di attori italiani. Lo sapete quali sono i più conosciuti all'estero? Sono di più e più famosi di quello che pensate. Ad esempio c'è Lorenzo Richemi, che abbiamo visto esordire in Il pranzo della domenica, fino ad essere protagonista di Marco Polo, serie TV americana targata Netflix, che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. Poi c'è Caterina Morino, che ha partecipato a produzioni sia francesi che italiane, fino alla svolta nel 2006, quando è stata Bond Girl in Casino Royale. È molto richiesta anche dal mondo delle serie TV e ora debutterà anche in Deep. Poi c'è Giacomo Giagnotti, che è nato a Roma, si è trasferito in Canada molto presto, recitato nel film Race, Il colore della vittoria, e in serie TV come Beauty and the Beast e Rain, prima di vestire i panni del dottor Andrew De Luca in Grey's Anatomy. Marta Gastini, l'avete mai sentita nominare? Lei aveva solo 20 anni quando è arrivata a Hollywood per fare da comparsa nel film Il Rito, film con Anthony Hopkins. Solo un anno dopo entrava nel cast della serie TV I Borgia, una coproduzione internazionale di grande successo. E per finire vi cito Fortunato Cerlino, che dopo anni di carriera in Italia e ruoli importanti come quello di Pietro Savastano in Gomorra, è approdato nella terza stagione della serie TV Hannibal, riscontrando un discreto successo come ispettore Rinaldo Pazzi. Recentemente l'abbiamo visto anche nei I Medici e nel film Inferno di Ron Howard. Che ne pensate? Li conoscevate già, questi attori italiani esportati all'estero? Fatemi sapere e come sempre io vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per vedere tutti i video appena sono online. Ciao a tutti!